Si è conclusa con il riconoscimento alle migliori idee l'ottava edizione di Start Impresa 2.0, il contest di Confindustria Chieti Pescara rivolto ai giovani studenti. I primi tre classificati potranno così realizzare il loro progetto, si va da una particolare imbottitura per l'abbigliamento in grado di proteggere dalle cadute accidentali a un progetto specifico di promozione turistica, in particolare per la costa dei Trabocchi, fino all'officina del caffè. I ragazzi riceveranno un premio in denaro, un supporto per l'avvio dell'attività, mentre la banca di credito copre abruzzese valuterà di finanziare nella fase iniziale l'impresa. Dal 2008, quando l'allora presidente del giovane imprenditore Alessandro Addari ebbe l'idea di istituire questo premio, molti giovani studenti che si sono confrontati con questa importante opportunità partecipando anche a dei corsi formativi garantiti da diverse aziende che annualmente aderiscono al progetto. 20 concorrenti quest'anno sulla piattaforma didattica di 50 ore è completamente gratuita e anche quest'anno presente una delegazione dell'Istituto Aterno mantone i vincitori sono Edoardo Salvatorelli, giunto primo, Sabrina Cesarone al secondo posto e Luciano Santalucia, terzo classificato. Devo dire che abbiamo avuto un riscontro notevole, molto importante, le persone hanno frequentato con grande interesse. E la riprova è che poi, alla fine, abbiamo ricevuto una serie di business plan, tutti ben fatti, interessanti, che abbiamo valutato, direi, tutti molto positivamente. Beh, in questi giorni ci siamo un attimino anche sforzati a pensare che cosa li, li, li potesse accomunare. E alla fine la più banale delle cose era quella che, accomunava, che accomuna un po' tutti i progetti presentati, e cioè eh, l'uomo, la, la persona, il benessere della persona. E non, è, non dico stranamente, però mh, tutti i progetti c'è qualcosa che riguarda il benessere fisico e spirituale, ovviamente. Parliamo di benessere fisico perché ci sono dei progetti che hanno pensato proprio all'uomo, all alla tutela anche dal punto di vista fisico, dell'integrità fisica della persona. E ci sono dei progetti che hanno pensato, e quando intendo eh, il discorso di benessere spirituale, eh, mi riferisco al turismo, a, alla cultura, al, al tempo libero, quindi tutte cose che riguardano, che hanno al centro, non a caso, proprio l'uomo.